La festa. Senti, non ne sono sicura. Forse non dovrei andarci. Jade, sono giorni che insisti per andarci. Non vorrai rinunciare ora. Non conosco nessuno. Potrebbero odiarmi. E questo vestito è orribile. Lasciamo stare. Fai un bel respiro. Non c'è ragione di agitarsi. È una festa di compleanno. Sono sicuro che piacerai a tutti. Ti divertirai, ti farai nuovi amici. Coraggio. Vabbè, andiamo. Guarda che non è vero, non mi sta male il vestito, eh. Cioè, vuol dire, bel colore, insomma. Ah, non dimenticare il regalo. Sì. È un libro di poesie di Edgar Allan Poe. Ha 50 anni, è molto raro, vedrai che le piacerà. Non temere. Andrà tutto bene. Passo a prenderti alle 5. Divertiti. Speriamo, Ok. Ma se io facessi il giro, tipo, così curioso... No, non si può curiosare. No. Non si può. E dall'altra parte, vediamo... Sì, adesso suono, un attimo. No, non si può andare. No, no, non si può andare. Vabbè, allora dobbiamo suonare, mi sa, Ehi, Jody, entra. Ciao. Ehi, Kirsten, vieni, io devo andare. Entra, non essere timida. Ciao, Jody, giusto? Vieni, siamo di là. Alcune compagne e i ragazzi meno idioti che ho trovato. Un regalo per me? Fico, grazie. Ma... Io vado, amore. Occupati dai tuoi amici e non combinate guai. Non mi sembra... Certo, mamma, tranquilla. Mi sembrava interessata, Finalmente se n'è andata. Se io non la seguo... Gente, lei è Jody. È all'unità 4 con mia madre. All'unità 4? Area paranormale. E che cosa fate? Piegate i cucchiai, parlate con i morti, roba del genere? No. Cominciamo. Prendo la birra. Ragazzi, voi le imposte. Ragazze, le candele. E Jody, tu occupati della musica. Diamoci dentro. Come della musica? No, no, la musica. Non la voglio mettere. Il copyright non lo sapete voi? Oh, Madonna santa. Vabbè, mi sa che la toglierò, per forza. Vabbè, dai. Metterei un po' di rock, Vai, va bene. Sì, probabilmente magari voi non la sentite. Cos'è questa schifezza? Oh, è rock. Levati. Mettiamo qualcosa di questo secolo, qualcosa che spacca. Ma pensa a te. Ma io non lo so. Come si permette, Faccio vedere io adesso. Vabbè, cosa sto facendo? Scusate, ma non posso sentire i pensieri, mi sa che hanno tolto questa funzione. Mia madre ormai non entra più in camera mia, è completamente ignara. Kirsten, sei un vero genio. Jody, ti va? Sì, dai. Sì, certo, grazie. Dai. Questa va bene, sono d'accordo. Se non so quanti anni ha, però... Vabbè. Non strozzarti. Scommetto che è la prima volta. No, ho già provato prima. Sì, certo. Si vede che menti, Quindi? Che si fa? No, basta bere. Direi che un sorso è andato più che bene. Anche perché siamo minorenni probabilmente. E quindi? Boh. Vuoi? Che? No, non voglio fumare, grazie. No, grazie. Non esageriamo, Eh sì, mi impappino.
Io volevo qualcosa da mangiare, veramente. Che da prima che voglio mangiare, ma non mi fa mangiare. Però la musica non è male, effettivamente. Però spero non sia segnalata, ma anche se ho qualche dubbio. Vabbè, io sto girando così a caso. Ma Aiden posso... Ah, sì che posso... Posso essere Aiden. Ah, quindi... Facciamo... Chi è che aveva detto che la musica faceva cagare? Ah, questa, ecco. Vediamo. Qualcuno ha acceso l'aria condizionata? No. Mi sono venuti i brividi. Ah, sì? Aspetta. Però su di tutti. Su quello là che fumava, aspetta, vediamo, possiamo fare qualcosa? No, no. Praticamente... E la birra? No. Beh, dove che era? Qua. Ah, no, niente. Aspetta, devo ancora controllarlo bene. Tipo lei, vediamo cosa dice. Uff, perché fa così freddo? Guarda, esce il fumo dalla bocca. Vediamo lei. Che freddo! Ma che cavolo! Beh, dai, torniamo. Dove sono? Ah, qua. Vediamo se mi... metto qua in mezzo. Ah, balla. Proviamo, dai. Vediamo. Beh, insomma. Questi mi sembrano piuttosto comandi semplici. Ecco, un'altra musica. Bene, qua copyright a go-go. Ma possiamo andare avanti un po'. Vabbè, facciamo un altro giro e poi basta, direi. Vabbè, siamo un po' fuori sincro, però mi sa, eh. Comunque, basta, va bene così. Vabbè. Ok, a posto? Ma quindi? No, non mi volevo sedere. Ma scusate, perché ballo io e voi ve ne andate? Ma maledette, scusate. Cosa posso fare? Beh, qua posso bere, ma non volevo bere. Non so. Qua c'era il comando di interazione. Vediamo, posso andare da qualche parte. Visto che questi bellamente... So cosa pensi. Ti chiedi perché siamo qui? Anche. Me lo sto chiedendo anch'io. Lo so, mi avevi avvertito. Volevo solo farmi un'idea di come fosse uscire e avere degli amici. Non è come mi aspettavo. Ti ignorano un po'. Ma possiamo andare da qualche altra parte? No. No. A quanto pare no. E possiamo fare qualcosa invece con Aiden? No. No, più di così non va. Madonna, che casino. Vabbè, entriamo. Quindi, cioè, cosa devo fare? Ballare, abbiamo ballato. La TV. Divano. Siamo sul divano, non so. Questo che vuole? Ciao. Sì. Ciao, io sono Matt. Jody, giusto? Sì. Non mi pare di averti vista a scuola. Non fai lezioni alla base? Vabbè, socievole, dai, vediamo. Ecco, sono in un'altra sezione. Con la mia insegnante. È molto noioso. Non vedo mai persone della mia età. E così lavori con la mamma di Kirsten? Sì, dai, facciamo un po' la socievole. Esatto. Siamo nello stesso laboratorio.
pensava che fosse una buona idea passare un po' di tempo con gente della mia età. Sì, eccomi qua. E io abitavo a Londra prima di trasferirmi qui 2 anni fa. E tu? Dove abitavi prima? Beh, non sono affari tuoi, direi. New York. Wow, io adoro New York, è il massimo. Ci sono stato e mi ha sconvolto. Hai qualche hobby? Qualcosa che ti piace fare? Beh... Io faccio surf appena posso e suono in una band con qualche amico. E tu che fai di bello? Devasto cose. Ti sembrerà una noia mortale. Ma mi piace leggere e fare sport. Sai, io non posso lasciare la base, quindi non ho molta scelta. Posso chiederti una cosa? Sì, cioè? Perché sei nell'unità 4? Non lo so neanch'io. Evasiva, dai. Preferirei non parlarne. Scusa, oh, che stupido. Spero tanto di non averti turbato. No, tutto ok. Oh, un lento. Ti va di ballare? Ma ho ballato prima. Va bene, dai. Certo. Va bene, dai. Vediamo un po'. Però non esageriamo, eh. Ok, così. Ok, vediamo. Così. Ce la sto facendo. Ok. Fin qua... Lo sai, immagino che te lo dicano spesso, ma sei davvero carina. Stai provando? Ironica. Lo dici a tutte le ragazze che conosci? Secondo me sì, eh. Non sei come le altre ragazze. Ah no? Tu hai qualcosa di speciale. Potrebbe essere vero, eh. Puoi dirlo sì, forte. Sposta le mani. Ma che... Non so, secondo me questo qua è... Grazie per il ballo, Matt, ma basta così. Direi anche basta con la musica. Oh, ragazzi, grazie. Ragazzi! Perché Jody non ci dà una dimostrazione dei suoi super mega poteri? No, grande idea, io... pagherei per vederla. Smettetela, sono solo cazzate. Sì, dai, Jody, mostraci che sai fare. Avanti, Jody, dacci una dimostrazione. Sono il vostro zimbello adesso. No, io... Meglio di no, eh. Non ho niente da mostrare. Ve l'avevo detto, solo stronzate. Ok, ragazzi, è ora di tagliare la torta e soprattutto di aprire i miei super regali. La torta può aspettare, prima aprirò i regali. Baci genti VTB. Oh, ma che tesoro che sei, scommetto che sono calze. Un tanga, mi serviva proprio. Così smetti di fregarli a tua madre. E finalmente puoi cercarti un tipo decente. Il mio futuro amante ti ringrazia per aver reso la sua vita più piccante. Ma io quella l'ho già vista poi di faccia, tra l'altro. Ma che roba è? È un libro? Che razza di odore ha? È molto rara. È una raccolta di Edgar Allan Poe. E chi è Poe? Ma che è? L'hai rubato dalla libreria dei tuoi nonni? No, no, è davvero introvabile. Già, come il tuo vestito. Fammi capire, è uno scherzo? Non posso credere che tu sia venuta al mio compleanno per portarmi questo schifo. Pensa a te. E si crede tanto sveglia, ma è solo una cavia da laboratorio. Una stupida cavia da laboratorio. Sì, è da quando è arrivata che mi segue come un cagnolino. Prego. Si vede che ha voglia. Oh, ed è anche una troietta. Io non volevo invitarla, mi ha costretto mia madre. Sì, è una troia. Troia e strega. Forse dovremmo farle qualcosa.
sai che fine fanno le streghe? Si bruciano. Prendiamola. Aiden, posso intervenire? Posso intervenire? Vi prego! Basta! Oh, signora della cupa oscurità, manifestaci ora il tuo immenso potere! No! Vi prego, fatemi Volevo uscire! Volevo farlo da quando l'ho visto! Vi scongiuro, fatemi uscire! Vi prego! Qualcuno ha detto torta? Vi prego, sì, questa euforia mi ha messo appetito! Sì, diamo inizio alla festa! Brutti bastardi che non siete altro, adesso vi faccio vedere io. Posso diventare Aiden? Posso? Mi fate diventare Aiden, grazie. Quanto tempo ci ha lasciato lì? Fatemi uscire di qui, vi prego. Ah, ok, posso. Allora, no, aspetta. Sì, prima facciamo uscire, giusto. Vai, ci penso io. Ecco. Vendicati, ma tutta la vita. Vai. Subito? Allora, aspetta. Prima, dov'è lo stereo? No, non posso interagire con lo stereo. Guarda, allora, vabbè, la torta. Ma sì, dai. Ecco. Non è ancora finita, eh. Molto divertente, Steven. Non sono stato io. Non questa c'è volta, altro? Giù. C'è altro? No, solo il tavolo posso interagire. Ecco. Che cazzo succede? Io me ne vado! Non lasciatemi da sola! Ehi, aspettatemi! La porta non vuole aprirsi! È impossibile! Tira più forte! Ti dico che è bloccata! Stiamo calmi, non c'è motivo di agitarsi! Vediamo, cos'ho qua in cucina? Posso interagire con niente? Aspetta... Le finestre! No! Dove volete andare? Aiden? Aspetta, fate... Ah no, sono tutto bloccato. Ok, perfetto. Ecco. Beccati questo. Ah, vediamo qua. Vediamo cosa c'è qua. Qualcosa? No. Qui. In faccia. C'è qualcuno. È da quella parte. Vai, distruggiamo tutto. Ecco. Non c'è. Vediamo. Qualcosa di proprio pesante. Dietro in fronte. Ecco. Ah, adesso vi calate addosso, vediamo se. Ok. Vediamo. Questo. Aspetta, non posso accendere il gas, tipo do fuoco a tutto. No, Vediamoci. Dove credi di nasconderti? Io qui non ci resto. Ah, la TV, sì. Spacchiamo il televisore. Basta. No. Non hanno capito abbastanza. Sì, gas, vai, andiamo col gas. Vai. Ho detto. Che stai facendo? Vai! Stai esagerando! Devi fermarlo! Vai, no! Ci sto! Aiutatemi! Ok, vai, bruciamo tutto! Ecco! Io qui non ci resto! Happy Board di una mazza! C'è altro? Oh, non posso distruggere lo stereo, dai, cavolo. No, non li faccio uscire, mi spiace, io... Ecco. Oh,
Kirsten! Stai bene, piccola? Oh mio Dio, cos'è successo? È lei! È tutta colpa sua! Ha dato fuoco a tutto! È il diavolo! Cosa? È il diavolo! Oh. Viaggio. Andiamo a casa. Imparate. Il primo colloquio. Beh, immagino che sia quando è piccola lei. Infatti. Ma il primo colloquio con chi? Beh, io esploro. No, non voglio fare cose. Ma c'è là? No, no, tanto l'ho già fatto prima abbastanza. Poi adesso non ho motivo di fare casino. Cioè, sto solo esplorando. Cos'è? Ah, rubinetto. No, facciamo i bravi, dai. Basta, Aiden, è colpa tua se siamo nei guai, smettila. Che ho fatto? Oh. Sostituisce il dottor Matthews, sarà lui che si occuperà di te ora. Sembra molto gentile. Entra, vuole conoscerti. Su, va, sbrigati. Io ti aspetto qui. Ma aspetta, fammi vedere. Posso fare niente? Sì, vabbè, immagino che devo... Esatto, devo comandare Jody. Jody, ecco. Ti sta aspettando. Sì, vado. Ciao, Jody. Vieni pure. Mi chiamo Nathan. Nathan Dawkins. Mm-hmm. Io ho pensato che ci avrebbe fatto bene chiacchierare un po', giusto per conoscerci meglio. Solo se sta bene anche a te, sia chiaro. Beh, sì, dai. Va bene. Quindi sì, ok, il primo colloquio con quel dottore che ci segue, che poi è William Dafoe. Vabbè, io guardo un attimo in giro. Ah, la palla. Oh. Vediamo. No, ho sbagliato. Ecco. Ti piace? Puoi tenerlo se vuoi. Non diciamo niente. Posiamolo. No, mi spiace che hanno tolto i pensieri. Vai che io non è che li ho ascoltati tanto, ma... Jody, il mio lavoro è studiare strani eventi e poi provare a spiegarli. Come le cose che ti capitano, vero Jody? Facciamo spallucce, mai siamo abituati. Tua madre mi ha detto che hai un amico invisibile. Non so se... Non dico niente. Ecco. Capisco che tu non voglia parlarmene. Ma se lo facessi, forse potrei aiutarti. Questo amico è con te da molto tempo. Vai con le spallucce. Da quando sei nata? E che ne so, boh, non saprei. È un fantasma? Boh. O forse è lo spirito di qualcuno che ci ha lasciato? Non lo so. Puoi disegnarlo per me? Vabbè, dai, a sto punto, va bene, dai. Tanto lo sa che non ce l'abbiamo, quanto ho capito, quindi questo spirito. Bene, disegniamolo allora.
Ma siamo pieni di graffi. Noi. E sul braccio. Ho visto dei graffi. Non ci sarà capitato. Ti spiace se lo guardo? Ormai l'ho fatto, quindi no, no. Ah beh, anche fai spallucci, sì, dai. Ogni tanto mi confondo coi tasti. Così? Questa cosa è il tuo amico. È delegato a te con una specie di filo. Eh sì. Lui è qui adesso? Sì, quindi io starei attento. Puoi dirgli di fare qualcosa? Sì e no, facciamo no. Sì, dai. Perché alla fine lo controllo io. Ok. Devo fare qualcosa. Vediamo. Cosa possiamo fare? Magari cosa di visibile? Tipo qua sulla magari sì, dai. Tu gli dici cosa fare e succede? Beh, io non gli dico cosa fare, nessuno può. È come un leone in gabbia. Noi due siamo legati. Non può scappare. E questo lo fa arrabbiare. Ma non è colpa mia. Io vorrei che se ne andasse. A volte mi fa veramente paura. È stato lui a farti questo? Hai visto i graffi? No. Sono stati mostri. Mostri?